non è uno sforzo della pianta generare il frutto. Quel che accade è effetto del legame tra il ramo e la pianta. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto. C'è una potenza nella pianta, una potenza che trasmette vita, si chiama spirito. Insegnaci a pregare. Quando pregate dite: Padre, chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Il Padre dà lo Spirito a coloro che pregano, a coloro che glielo chiedono. Tutto ciò che scaturisce dalla preghiera è opera del suo Santo Spirito, cioè di Dio stesso. Uno prega a Dio e Dio concede se stesso. Si accende, si rinnova in me per l'atto della preghiera la vita divina battesimale che è in me. La preghiera peggiore è quella che non è mai detta. La preghiera cristiana, come ci ha insegnato Gesù, è un atto di confidenza, di figli. Quando pregate, dite: Padre. Nel parlare con Dio Padre, anche nella mia ingenua e maldestra distrazione, io scopro che questa parola mi restituisce la coscienza di essere figlio. Ma mentre dico Padre, io regalo a me stesso la coscienza di essere figlio. Non è opera mia, ma lo Spirito di Gesù grida in me, a me stesso, la coscienza di ciò che io sono. Io sono figlio. Il frutto della preghiera, come il frutto dell'Eucaristia, è il figlio. E il figlio sei tu. Questo è un tempo, come dicono molti, in cui mancano padri. Mi rispondeva dicendo: questo è un tempo in cui mancano figli. Cioè manca quella coscienza di essere figli, di andare a chiedere, di sollecitare qualcuno, di prendere per la giacca qualcuno e dire: aiutami, mi fai fare dei passi. Il secondo frutto, dal crocifisso sorge la Chiesa. Trae dal proprio sacrificio la Chiesa. Perché la preghiera, pur essendo per sempre personale, non è mai un atto individuale? Il secondo frutto della preghiera è la coscienza della Chiesa, di quella compagnia nella quale il Cristo risorto si fa conoscere. L'Apostolo Tommaso non può toccare la carne del risorto perché è fuori dalla casa, e solo 8 giorni dopo, in casa, nella comunione con gli altri apostoli, Tommaso può toccare e vedere. La preghiera, anche quella pronunciata nella scontatezza, acuisce la consapevolezza grata e lieta di non essere soli. La Chiesa è il corpo di Cristo, come Eva è ossa delle ossa di Adamo. Da quel costato escono sangue ed acqua del battesimo e dell'Eucaristia. E siccome il frutto, se possibile, è qualcosa di gustoso, la preghiera genera uomini e donne costruttori di unità e di pace della comunione ecclesiale. Che bello incontrare persone che non sono pettegole, ma scomposte nelle loro valutazioni, i loro giudizi anche a proposito della Chiesa. Tessitori di riconciliazioni, artigiani dell'accoglienza, uomini e donne di preghiera da cui è bene andare per mangiarli e prendere il seme di quell'amore per la comunione della Chiesa, il cui cuore è divenuto largo come quello di Cristo, e non recintano la Chiesa tra chi è buono e chi non lo è, tra chi ha il green pass del politically o theologically correct e chi no. Quanti cristiani nelle nostre parrocchie sono a disagio, molti si sentono fuori contesto, persino disorientati. Sembra quasi che non ci sia spazio per loro. Io penso che ci sia un deficit di preghiera nella Chiesa, perché troppe volte ci piace porci all'ingresso per dire chi sì e chi no, chi può e chi non può. La preghiera
ha come frutto un di più di desiderio di comunione e di unità nella Chiesa, non la sua restrizione. Terzo frutto della preghiera. E questa salvezza, in definitiva, per grazia e misericordia divina, è la partecipazione alla vita stessa di Dio. Dice una poetessa, Mariangela Gualtieri, stando molto fermi si può adorare, si può entrare nel dolore di un altro. Che cosa accade nella preghiera? Che cosa accade nell'adorazione? Che Dio mi rigenera, plasma il cuore di pietra in cuore di carne. Rifacendomi, mi abilita a entrare nel dolore degli altri, non ultimi quelli che mi fanno del male, coloro che mi danno fastidio, coloro che gridano perché non sono amati da nessuno, coloro il cui dolore è così penetrato nel profondo da esserne inzuppati nell'anima. È la sintesi di contenuto di ogni preghiera e in fondo partecipazione al grido di salvezza di tutti coloro che nella mia vita sono poveri, dove povero non è una connotazione economica e sociale solamente, ma è la condizione di chi non è amato e più di altri ha bisogno di salvezza e di una carezza di Dio. Quando c'è Dio, dice Papa Francesco, nel nostro cuore dimora la pace, la dolcezza, la tenerezza, il coraggio, la serenità e la gioia, che sono i frutti dello Spirito Santo. Allora la nostra esistenza si trasforma, il nostro modo di pensare e di agire si rinnova, diventa il modo di pensare e di agire di Gesù. La fecondità della vita, la carità esplosiva, che sa guardare con occhi nuovi l'altro, nasce dal gesto potente di chi, stando fermo, cambia il proprio cuore e così cambia il mondo. I frutti della preghiera sono tre: la figliolanza, la Chiesa e l'amore per la sua comunione, l'abbraccio del dolore degli altri nella carità. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Sono parole piene di meraviglia di Elisabetta rivolte a Maria di Nazareth. Il frutto è uno solo, quello del grembo della Vergine. Il frutto è Gesù Cristo, il Figlio dato a noi perché diventiamo figli. Frutto della preghiera è Cristo, il cui corpo è dato a noi perché diventiamo suo corpo. Il frutto della preghiera è Cristo, perché in Lui diventiamo nuove creature.